Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di basket, ben trovati dal Paladante di Manfredonia, dove è appena terminata gara 2 tra la Webin Manfredonia e Olimpica Basket, vinta 92-73 da Isi Pontini. Serie pareggiata, adesso si risolverà tutto domenica in gara 3. Siamo in compagnia del coach di Manfredonia, Giampio Ciociola. Coach, buonasera, complimenti. Serviva una vittoria per portare la serie a gara 3, vittoria è stata soprattutto una gara perfetta quella di Manfredonia. Sì, serviva, questa era una gara dentro fuori. A noi serviva vincere e basta, se no eravamo già al mare. E abbiamo messo a posto alcune cose, rivisto alcune cose di gara 1, abbiamo difeso in una certa maniera su alcuni uomini chiave dell'Olimpica e siamo riusciti a gestire i palloni in attacco. La supremazia nostra si è vista su tutto l'arco della partita, alla fine i nostri ragazzi erano stremati, ho dato rotazioni a gente dalla panchina che ha giocato poco in questa stagione. È normale che Cerignola ha cercato di ridurre comunque in tutto e per tutto lo svantaggio, c'è riuscita, sai che abbiamo chiuso più 21. Complimenti ai miei ragazzi e complimenti al Cerignola che comunque ha fatto una bella partita. Oggi forse al termine già del primo quarto, quando il tabellone recitava un 21-9, la gara sembrava già quasi indirizzata. Beh, all'andata diceva 22-12, quindi non è che per Cerignola, non è che cambiava tanto. Ho detto ai ragazzi di rimanere concentrati quando siamo andati negli spogliatoi e volevo una difesa forte sugli esterni. L'abbiamo fatta e abbiamo continuato a giocare in questa maniera. Ma la cosa che abbiamo centrato è il fatto di essere con la testa in attacco. Abbiamo giocato lì dove poteva avere dei problemi il Cerignola e abbiamo vinto la partita. Sì, infatti oggi un'ottima difesa, una buona circolazione di palla in attacco, è stato più facile riuscire a mettere sotto Cerignola. Beh sì, è normale, quando giochiamo in casa con un palazzetto del genere i ragazzi danno quella cosa in più per vincere le partite. È normale che nessuno vuole mollare. Ho chiesto ai ragazzi di non mollare un centimetro e mi sono arrabbiato molto con loro perché sulle esultanze abbiamo beccato alcuni contropiedi. Ora siamo 0-0, a Cerignola ci si aspetta un'altra battaglia, sono tutte battaglie queste. È normale che chi perde è arrabbiato, tutto quello che vuole. Noi dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo andare a Cerignola e fare la nostra partita come abbiamo fatto in gara 1. Considerando un po' gli animi bollenti sugli spalti e non solo, anche sul parquet, si prevede una gara 3, una vera e propria battaglia come ha annunciato lei, ecco che gara si aspetta? Allora, io non ho parlato in gara 1 degli arbitri e non parlo in gara 2 degli arbitri perché fanno parte del gioco, non mi piace dire ho perso per l'arbitraggio o ho vinto per l'arbitraggio. Io credo che quando una squadra gioca e perde di un punto in un palazzetto come quello di domenica scorsa a Cerignola, va solo applaudita la squadra che ha perso e va applaudita anche la squadra che ha giocato in casa. Ora penso che Manfredonia oggi sia stata superiore, almeno sul punteggio è stato quello. È normale che il tifoso se la senta, tutto è tutto rimandato a gara 3, troveremo un campo più caldo di quello di oggi, pazienza, alla fine è uno sport, dobbiamo giocare, i ragazzi devono lavorare per quello che stanno facendo in palestra, poi chi è più bravo vince. Siamo due società che ormai da quando siamo nate facciamo campionato senior, ci rispettiamo, ci incontriamo, vinciamo, perdiamo. È tutto azzerato, animi, partite 0-0, bella in casa del Cerignola e chi è più bravo vincerà. Ok, grazie coach, in bocca al lupo. Grazie. Siamo con il presidente dell'Olimpica Basket, Rosario Saracino. Presidente, gara 2 è andata al Manfredonia, serie in parità, domenica si ripartirà da zero. Sì, stasera Olimpica non pervenuta di fronte a una Manfredonia molto positiva. Mi aspettavo la partita di Manfredonia, non mi aspettavo la partita dei miei, così insomma, partiti spenti e quando non difendi e attacchi male con le percentuali vicine al 20% dal campo, insomma è chiaro che si soccombe e non siamo mai stati in gara e complimenti a Manfredonia. Sì, forse già si notava un po' qualcosa che non andava al termine del primo quarto quando il risultato recitava un 21-9, poi le percentuali basse hanno fatto la differenza.
Sì, speravamo tutti che dopo l'inizio veemente del Manfredonia si accendesse la luce, invece stasera, ripeto, Olimpica ha fatto forse la partita più brutta dopo, da quando è iniziato il campionato. Ci sta, è una sconfitta che ci sta, abbiamo gara 3, la giocheremo a Cerignola, sarà una gara da dentro o fuori sia per noi che per Manfredonia, la tensione sarà palpabile, ma è chiaro che se giochiamo così avremo poche chance, perché Manfredonia verrà agguerrita. Dobbiamo mettere a posto un po' di cose, soprattutto nella testa dei ragazzi. Gara 1 è stata una gara maschia, questa forse è stata ancora di più, lo si evince dai tanti tecnici su Pedro, su Romano, forse oggi anche il nervosismo ha inciso un po' in questo risultato finale. Ma sono gare dove la tensione ti può far volare, ma ti può tagliare le gambe. Abbiamo giocato male, senza fare nulla di quello che avevamo preparato. Insomma, in questo hanno inciso anche gli arbitri, non nella conduzione della gara, perché sicuramente la sconfitta è meritata. Però certe gare vanno tenute anche dagli arbitri. Ecco, secondo me, insomma, siamo avuti arbitraggi che non è che hanno favorito l'uno o l'altra squadra. Arbitraggi che sinceramente a questi livelli, a livelli di playoff, ci aspetteremmo arbitri che sappiano tenere più la partita in pugno. Ecco, e sinceramente anche sabato scorso, anche la partita di andata, a detta di tutte e due le squadre, insomma, l'arbitraggio non è stato proprio. Però ripeto, questo non è un alibi, perché abbiamo meritatamente perso, non siamo mai stati in partita. La tensione c'è, è una partita di playoff, insomma, e quindi è chiaro che qualche tecnico, qualche atteggiamento un po' sopra le righe ci sta e non ci dovrebbe essere. Dopo una sconfitta simile con questo risultato, come si dovrà ripartire nella testa di ragazzi della squadra? Ma lo dicevo l'altra volta, questa è la serie più equilibrata, nel senso che tutte e due meriterebbero di passare il turno, ma sarà solo una a superare il turno domenica. Giochiamo in casa, speriamo di sfruttare il turno casalingo, però ripeto, bisogna metterci tutto quello che si ha, perché Manfredonia verrà a mettere tutto quello che ha, quindi insomma dipenderà molto dalla testa. Ecco, gara 3, si prevede una gara appunto infuocata, lì che gara si aspetta? Beh, è inutile nascondersi, sarà una guerra all'arma bianca, insomma io spero soltanto che la federazione capisca che è una partita dentro o fuori e mandi arbitri all'altezza, insomma, per la tutela e la salvaguardia di tutte e due le squadre, dello spettacolo e della tranquillità dei tifosi. Ok, grazie Presidente, in bocca al lupo. Grazie.